lunedì 4 maggio, un buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. A pochi giorni dall'accordo con l'americana Chrysler, Fiat guarda già verso un'altra alleanza, quella con la tedesca Opel. Sentiamo tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. Chiuso con successo il dossier Chrysler, l'amministratore delegato di Fiat, Sergio Marchionne, oggi a Berlino per aprire una nuova intesa con la tedesca Opel. Un primo contatto, andata e ritorno in giornata, per rappresentare ai ministri dell'economia e degli esteri tedeschi i progetti della casa torinese per la società controllata da General Motors, che più volte è stata definita sia da Marchionne che da Montezemolo il partner ideale. E mentre il governo tedesco sta definendo le condizioni di vendita per i potenziali acquirenti di Opel, sindacati e dipendenti sembrano più ostili verso il gruppo italiano, che dicono per diventare partner di maggioranza della società simbolo dell'industria automobilistica tedesca, ha preparato un'offerta inferiore ai 750 milioni di euro, vuole mettere al sicuro la rischiosa acquisizione della Chrysler con i miliardi dei contribuenti tedeschi. I ministri dell'economia e il titolare degli esteri, scrive la stampa tedesca, dicendosi equidistanti dai vari candidati alle nozze con Opel, avrebbero fissato una serie di paletti, primo tra tutti quello relativo alla sopravvivenza nel lungo periodo degli stabilimenti Opel in Europa. A insidiare la Fiat c'è però Magna, il gruppo austro-canadese che il 28 aprile scorso ha incontrato il ministro presentandogli quella che il ministero ha definito una prima bozza interessante del piano e che secondo indiscrezioni di stampa sarebbe disposto a investire nell'operazione Opel 5 miliardi di euro. Ora la cronaca dal torinese. Un albanese di 38 anni è stato raggiunto l'altra notte davanti all'entrata della sala bingo di Moncalieri Torino da due colpi di pistole e si trova ora ricoverato all'ospedale Molinette di Torino, dove i medici lo hanno già operato. È stato colpito al torace e al braccio. Le sue condizioni non destano ora particolari problemi. L'uomo al momento del ferimento era solo davanti alla sala bingo, ormai chiusa. Gli aggressori sono arrivati in macchina e uno di loro ha estratto la pistola e gli ha sparato. L'auto è poi fuggita. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. Ancora la cronaca, rimaniamo nel torinese. Due agenti penitenziari sono stati aggrediti a calci e pugni all'interno del carcere delle Vallette di Torino da un detenuto extracomunitario e sono stati trasportati all'ospedale Maria Vittoria. I due stavano perlustrando le celle alla ricerca di spazi per nuovi detenuti quando l'aggressore, per futili motivi, forse perché non voleva lasciare spazio ai nuovi venuti, si è scagliato a sorpresa contro i due poliziotti. Un agente è stato colpito al petto da un calcio e guarirà in 12 giorni. L'altro, ancora sotto osservazione, ha riportato lesioni alla mano e al polso. E ora parliamo di influenza suina. A Torino abbiamo chiesto ai cittadini se sono preoccupati per il diffondersi del virus anche in Italia. La febbre suina? Beh, non mi sento tanto toccato perché ancora non è stata divulgata largamente, diciamo. Però evidentemente se dovesse arrivare bisognerebbe prendere le giuste precauzioni. L'ennesima bolla di sapone che poi alla fine non riguarda il nostro paese, ma stanno creando un po' di allarmismo. Ma io non lo so, ma non credo che sia così, perché tutti i momenti salta fuori qualche pandemia, cos'è che salta fuori, poi dopo se ne fa più niente. Io spero che qui non arrivi né altrove, non solo per noi, ma per tutti. Una cosa un po' montata come la cos'era, la cosa mucca pazza e queste cose qua. Credo che le conseguenze per noi non ci siano, insomma, da quello che abbiamo saputo dai giornali e dalla televisione non dovrebbero essercene almeno. Sì, vabbè, bisogna poi vedere se questo caso poi è proprio vero o magari è solo perché adesso c'è proprio la febbre per cui tutti hanno paura. Comunque la carne di maiale è molto mangiata e consumata in Italia, potrebbero esserci delle ripercussioni. Non penso che da noi ci sia grande pericolo, però comunque non credo che bisogni, che si debbano creare dei falsi allarmismi. Non ho capito bene come si contrae la malattia, visto che non si contrae dalla carne, cioè mangiando direttamente la carne. Non sono stati chiari, secondo me. Ancora la cronaca, siamo nella provincia di Cuneo. È stato arrestato un pregiudicato 28enne di nazionalità macedone, rintracciato ieri mattina dai carabinieri della stazione di Santo Stefano Belgo.
La sua latitanza è terminata tra le colline delle Langhe. Il macedone era evaso lo scorso anno da un penitenziario del suo paese, dove scontava una condanna a 2 anni di reclusione, dopo essere stato processato dalle autorità locali per i reati di rapina aggravata e violenza sessuale ai danni di una sua connazionale. L'uomo era ricercato in tutta Europa, anche dall'Interpol. Dopo i vari controlli svolti per contrastare l'immigrazione clandestina, i carabinieri lo hanno bloccato nel centro del paese a bordo della sua vettura. L'arrestato si trova ora nel carcere di Alba su disposizione della Procura Generale di Torino. Sarà capitano Alessandro Rosina a scandire davanti alla Basilica di Superga uno per uno i nomi dei caduti del Grande Torino nel 60° anniversario della tragedia. È il momento di solito più emozionante del 4 maggio Granata, quello che nel rituale segue la tradizionale messa che sarà celebrata alle 17 nella Basilica. Alle spalle del calciatore che rappresenta il Torino di oggi ci sarà un maxi schermo su cui verranno proiettate le immagini degli eroi calcistici di Superga a rendere ancora più suggestivo il legame tra passato e presente. Per la prima volta quest'anno il Club Granata ha ottenuto di osservare un minuto di silenzio in onore del Grande Torino. È successo ieri nel match di Firenze con la Fiorentina. Al Museo del Grande Torino a Grugliasco è l'ultimo di una 4 giorni intitolata 60 anni senza dimenticare, a cura dell'Associazione Memoria Storica Granata e del Centro Coordinamento Club, e dove si è già svolto un dibattito sullo Stadio Filadelfia, la cui costruzione da anni i tifosi del Toro aspettano invano. Un tentativo concreto di uscire dal puro celebrazionismo per rendere più concreto e legato alla realtà il messaggio storico sportivo lasciato dal Grande Torino. In tale direzione va anche Canto per il Toro, una rappresentazione teatrale con giovani attori che andrà in scena al Teatro Gobetti. Il senso del lavoro è proprio quello di vedere il Toro non solo come amarcord, ma come cultura e storia, senza retorica e anche con un pizzico di ironia, una delle caratteristiche che da sempre contraddistingue il tifo granata. Inoltre in tutti i club granata si terranno incontri rievocativi e dibattiti sulla situazione odierna della squadra, della società e dello stadio. Per dire no ad un'altra moschea a Torino e a tutte le moschee irregolari, il PDL della circoscrizione 7 ha promosso un corteo per oggi a partire dalle ore 20 con ritrovo in via Cigna, angolo strada del Fortino. I manifestanti partiranno da via Cigna per proseguire fino al Rondò della Forca e continuare in corso Regina Margherita, corso Principe Oddoni, strada del Fortino, via Biella e via Urbino. All'iniziativa prenderanno parte parlamentari, dirigenti e amministratori locali del Popolo delle Libertà. Questa iniziativa si inserisce in un cammino più ampio, in quello che da 10 anni segue Fossano nel rendere la città sempre più sostenibile dal punto di vista della viabilità. Che cosa è stato fatto, cosa si farà ancora e soprattutto da questo punto di vista Fossano, insomma, è una città sicura per i pedoni, per chi vuole andare in bicicletta? Deve diventarlo sempre di più, naturalmente non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo, però si sta lavorando da anni in questo senso, applicando man mano che stiamo ristrutturando le strade, applicando questa metodologia, che è appunto quella della moderazione del traffico, cioè un sistema ormai collaudato in Europa, in molti paesi europei, attraverso cui si organizzano le strade in modo che il traffico veicolare permanga, il più delle volte permanga, si creano anche poi zone pedonali naturalmente laddove possibile e necessario, ma ci sia la possibilità comunque nel maggior caso delle strade di mettere assieme i veicoli e i pedoni e i ciclisti in sicurezza, quindi creando delle condizioni affinché i veicoli si muovano a velocità molto ridotta, ma nello stesso tempo garantendo una fluidità del traffico attraverso le rotonde, attraverso molti sistemi di intervento che quindi alla fine non fanno perdere proprio tempo a nessuno, non ci sono più le lunghe fermate ai semafori, non ci sono incroci pericolosi, il traffico è fluido ma lento e quindi può accompagnarsi tranquillamente alla presenza di pedoni, alla presenza di ciclisti e poi all'incontro dei bambini delle scuole in particolare. Noi siamo partiti dalle scuole a organizzare le strade nel senso che dicevo, ma spesso grazie anche alle sollecitazioni, alle attenzioni, agli interventi dei bambini stessi o dei giovani che attraverso le loro scuole, i loro insegnanti e con la città possibile hanno maturato delle proposte, ce le hanno proposte e noi le abbiamo il più delle volte realizzate. Ora parliamo del settore aeronautica. Marshall Aerospace, l'azienda britannica leader dell'industria aeronautica civile e militare mondiale, incontrerà domani le imprese piemontesi per valutare possibili collaborazioni.
illustrerà le strategie, le politiche di acquisto, i criteri di selezione dei fornitori e di programmi. Sono 15 le aziende selezionate da Marshall, tra cui le 66 di Torino Piemonte Aerospace. Il progetto della Camera di Commercio di Torino, con il supporto della Regione Piemonte, è gestito dal Centro Estero, che promuove all'estero l'eccellenza piemontese del settore.